Monsignor Francisco Pardo y Antigas, obispo de Girona. Un saludo fraterno y cordial en el nombre de Jesús y en el gozo de este gran momento de comunión entre la Iglesia de Girona y nuestras iglesias de Umbria, encabezadas por su excelencia Monseñor Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia y vicepresidente. Preveu el vostre camí. La propera etapa, els dies de la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid amb el Papa. Aneu-hi en la pau del Crist. Queridos jóvenes, seguid vuestro camino. La próxima etapa, la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid con el Papa. Id en Cristo con su paz. Cari giovani, seguite il vostro cammino. La prossima fermata, la giornata mondiale della gioventù a Madrid con il Papa. Andate nella pace di Cristo. La prossima re, la giornata mondiale della Genesi a Madrid. A tots i a totes, moltes gràcies. I la benedicció de Déu que ens acompanyi. Fins a Madrid, allà ens trobem. Fins a Madrid. Xisca a Madrid. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Tocchiamo lo spirito.
per la 26ª giornata mondiale della gioventù. Noi pure vorremmo poter vedere Gesù, poter parlare con Lui, sentire ancora più fortemente la Sua presenza. Oggi per molti l'accesso a Gesù si è fatto difficile. Circolano così tante immagini di Gesù che si spacciano per scientifiche e gli tolgono la sua grandezza, la singolarità della sua persona. Pertanto, durante lunghi anni di studio e meditazione, maturò in me il pensiero di trasmettere un po' del mio personale incontro con Gesù in un libro. Quasi per aiutare a vedere, udire, toccare il Signore, nel quale Dio ci è venuto incontro per farsi conoscere. Gesù stesso, infatti, apparendo nuovamente dopo 8 giorni ai discepoli, dice a Tommaso: «Mettiti il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Anche a noi è possibile avere un contatto sensibile con Gesù, mettere, per così dire, la mano sui segni della sua passione, i segni del suo amore. Nei sacramenti egli si fa particolarmente vicino a noi, si dona a noi. Cari giovani, imparate a vedere, a incontrare Gesù nell'Eucaristia, dove è presente e vicino, fino a farsi cibo per il nostro cammino. Nel sacramento della penitenza, in cui il Signore manifesta la sua misericordia nell'offrirci sempre il suo perdono. Riconoscete e servite Gesù anche nei poveri, nei malati, nei fratelli che sono in difficoltà e hanno bisogno di aiuto. Aprite e coltivate un dialogo personale con Gesù Cristo nella fede. Conoscetelo mediante la lettura dei Vangeli e del Catechismo della Chiesa Cattolica. Entrate in colloquio con Lui nella preghiera. Dategli la vostra fiducia. Non la tradirà mai. Vescovo Giancarlo, vescovo della diocesi di Campobasso Boiano, è stato presente a Crotone, poi a Macerace e poi tante altre cose che, delle quali noi non sappiamo, non ci rendiamo conto, ma si dirà lui e si crede. Lo ringraziamo molto con un applauso. Ascolti. Sono anch'io molto grato della vostra accoglienza, del bel canto e del mondo come è stato fatto, e vi invito con molta sommossa attenzione ad ascoltare questa riflessione e a condividerla poi con le vostre domande. Capisco anche la vostra fatica, sono arrivato un po' in ritardo perché io non dormo con le grandi avverti, dormo con i ragazzi nell'area. E capisco le vostre stanchezze per il sonno, le poche ore, che russa vicino. Soprattutto i nostri preti sono. Questo fatto, io mi capisco se qualche volta il sonno li prenderà, anche io vengo in taxi, fa proprio bene qualche attimo. L'importante è condividere fino in fondo questa gioia, che è la cosa più bella di questa GNG. Ogni volta in una parte diverse, ma ha sempre un sapore intenso, affettuoso, coinvolgente. Grazie anche perché hanno parlato molto bene di voi i relatori precedenti, ieri ho sentito Monsignor Forte, poi il precedente relatore, altri, i vostri vescovi vi salutano. Porto il saluto in modo particolare, data la mia particolare esperienza di vita. Voi sapete, io sono nato nella Valle delle Mele, la Val di Novo,
a Valle della Mela Melinda, bisogna fare un po' di pubblicità alla Mela Melinda, no? E poi sono cresciuto a Verona studiando teologia. E poi adagio adagio il mio cammino, finché sono arrivato giovanissimo a Crotone. Crotone è stato il mio primo amore, come dice il canto, il primo amore non si scorda. E così sono stato 11 anni, lì sono diventato diacono, sono diventato prete, sono diventato vescovo, sempre nella stessa chiesa, con lo stesso vescovo Monsignor Agostino, che mi ha fatto da padre a livello pastorale. E poi sono stato 5 anni a Bari, che ha completato la realtà del sud, e 14 anni a Locri, come vescovo. Ora da 3 anni e mezzo sono in Molise e cerco di mettere insieme, come è il primo messaggio che voglio proprio lasciarvi, come saggezza della vita, ad apprezzare tutto quello che Dio ha dato nella vostra vita. Non gettate mai niente nel cestino, tutto è prezioso. Ogni esperienza, specialmente la fragilità e la debolezza, sono le armi con cui Dio ci parla, ci smonta, ci ricostruisce. La bellezza della vita è mettere insieme, come i nostri tessuti sono fatti di trama e di cordito. Ripetiamo, trama e cordito. Così la nostra vita è fatta di tutti gli elementi della nostra esistenza. Insieme, se tu li sai intrecciare, è quel verbo più bello che mi ha sempre conquistato, è il verbo intrecciare. Non gettare nulla via, ma metti un filo e un altro filo. Come si fa i tessuti antichi che ho visto fare nel paese?